idea scellerata in questo senso. È inutile ribadirlo, si è perso proprio il senso dell'umanità, quindi mi fa male vedere quelle immagini e mi fa male che un essere umano non porga la mano all'altro. È una cosa che dovrebbe toccare tutti nel profondo e secondo me gran parte degli italiani la pensa come me, ecco. Però siamo diventati un'altra Italia, io ho negli occhi ancora il ricordo della nave che arrivò a Brindisi, di quanto i pugliesi in quel momento furono proprio accoglienti, eravamo veramente un popolo, cioè non c'era più il mare di mezzo, stavamo accogliendo delle persone che erano disperate. Quegli italiani forse si sono un po' persi e mi dispiace profondamente perché li dovremmo recuperare. Se per anni al popolo mi ha detto l'altro che arriva all'estraneo, l'altro che arriva da lontano, la paura dell'uomo nero, no? Tu lo cambi un popolo, piano piano, giochi sulla fragilità, sulle paure dell'essere umano. Hanno giocato sulla paura, ed è terribile. La paura nega la libertà, ammazza, ed è terribile. Ma perché dovremmo avere? Ma che cosa ci rubano? Quando dicono ci rubano il lavoro, ci rubano, ecco, io di fronte a questa frase, ma che te rubano? Non te rubano proprio niente. È un mondo che si è capovolto ed è veramente a me, mi fa male, ma fa male a tanti altri come me. Al di là dei governi, io credo che debba cambiare qualcosa in noi. Ripeto, bisogna lottare contro questo seme bruttissimo che ci hanno messo dentro, perché la paura va a braccetto con la xenofobia, con il razzismo, è quello. Bisogna insegnarlo ai bambini, bisogna insegnarlo sin da nelle famiglie a non avere paura dell'orco cattivo, non bisogna più raccontarle le favole con gli orchi cattivi.